Nel video di oggi vedremo tutte le armature dei super cattivi. Ci saranno delle armature incredibili con dei poteri assurdi, ragazzi, e quindi lasciate un super mi piace ed iscrivetevi. Ciao a tutti i giocatori di Minecraft, qui è Bella Faccia e come state? Spero tutto bene. Allora, come avrete visto dal titolo di oggi, vedremo tantissime nuove armature dei super cattivi. Tantissime armature proprio qui su Minecraft, ma voi me lo potete fare un piccolo favore? Avete lasciato un mi piace? Vi siete già iscritti? Mi raccomando, è super importantissimo. Among Us, Bald, Granny, Huggy Wuggy, Airbrain, Jason, mamma mia, non si sto capendo più nulla. Pennywise, Squid Game, Venom e Rainbow Friends. Quale sarà l'armatura più potente? Benissimo, lo vedremo oggi. Guardate quanto sono cicciotte queste armature, ragazzi. Ok, proviamole subito. E poi a fine video voglio sapere qua sotto nei commentini quale sarà l'armatura che più preferite. Magari i creatori di Minecraft la potrebbero aggiungere in una nuova versione. Sì, come no. Allora, incominciamo da qua. L'armatura di blu, il Rainbow Friends. Sono veramente curioso. Allora prendiamo la testa, il corpo e tutte le altre parti. Ok, sono pronto. Diventerò un Rainbow Friends. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Allora vediamo. Quale superpotere avrà questa armatura? Benissimo, allora vediamo. 5 d'armatura, 9, 7, 4. Ok, per ora nulla di che, eh? Allora vediamo. In questa cesta ho preso un pochettino di mostri per testare queste armature. Ok, vediamo contro uno zombie secco come se la cava. Aio, aio, aio. Ok, è super resistente. Non mi fa nessun danno. Questa armatura, ragazzi, ha un potere incredibile. Perché premendo G... ah, faccio la cacca, la TNT, addio zombino bello. Oh mamma mia ragazzi. Allora quindi con l'armatura dei Rainbow Friends, ragazzi, io premendo G posso spawnare tutte le TNT che voglio. Guardate che roba, è semplicemente fantastico. Oh, oh, ok, ho fatto un disastro. Ok pecorino, fantastico ragazzi. Quindi questa armatura genera TNT infinite, quindi io posso mettere una marea di TNT. Oh, ok, fantastico. Forse abbiamo esagerato, eh. Ok, non è stata una buona idea. Ho combinato un disastro, eh. Ok, quindi abbiamo visto l'armatura dei Rainbow Friends che è andata distrutta. Adesso vediamo Venom. L'armatura di Venom, ragazzi. Che cosa farà l'armatura di Venom? Sono veramente curioso. Ok, mettiamoci le ciabatte, mettiamoci i pantaloni, mettiamoci la tuta e la testa. Oh mio Dio, che è sta roba che mi è comparsa nell'inventario? Ragnatela di Venom e forza 2. Oh mamma ragazzi, allora ragnatela di Venom che fa? No vabbè ragazzi, avete visto che roba? Uscà! Lancio le ragnatele. Oh mio Dio, non ci posso credere. Sono veramente Venom ragazzi. Ok, vediamo, imprigioniamo qualche animale. Oh mio Dio, ma che disastro ho combinato qua. Mettiamo un po' di ragnatele per chiudere, eh. Guardate che bello ragazzi. Venom spara tutte le ragnatele che vuole. Non ci posso credere. Allora vediamo, c'è... oh cavallo, ciao cavallo. Noi siamo Venom. Dove pensi di andare? Ragnatele! Ecco qua, imprigionato. Adesso non puoi andare da nessuna parte. Sì, chiama Peter Parker, hai capito? Ok, quindi l'armatura di Venom, ragazzi, è incredibile. Perché spawna un sacco di ragnatele. Ehi, dove pensi di andare? Oh, mamma mia, che mira orribile. Ha! Dove pensi di andare, pecorino? Allora, vediamo. Prendiamo dei creeper, ragazzi, e proviamo ad imprigionarli nella ragnatela di Venom. Dove pensate ad andare, creeperini belli? Siete immersi nelle mie ragnatele. Dove pensate di andare, stupidi creeper? Non potete nulla contro di me. Oh, attenzione, esplosione. E fa pure male. Fa pure male perché li uccido. Mio Dio, ho combinato un disastro. Ok, quindi l'armatura di Venom mi piace veramente tantissimo. Mi è arrivato il momento di metterla a posto. Perché adesso, ragazzi, c'è l'armatura di Squid Game. Vediamo un pochettino che cosa ci attende. Ok, sono veramente curioso. Diventerò una guardia di Squid Game. Oh mamma, è comparso un arco di Squid Game. E ho forza 2, ragazzi. Che farà questo arco? Oh mamma. Oh, ma che spara? Oh mio Dio, oh, scusa cavallo, ragazzi, ma è fortissima. A parte che, ok,
Ok, l'armatura è uguale, identica a prima. Ma spara frecce di fuoco infinite! Ok, visto che, ragazzi, visto che in Squid Game le guardie avevano tutte le armi, qui abbiamo questo super arco che spara frecce infuocate. Guardate che roba. Ok, creeperini, vediamo. No, non esplodete. Mamma mia, ma è troppo potente, ragazzi. Cioè, mi ha generato un arco incredibile nell'inventario. Ma vi rendete conto? Guardate che roba. Ok, armatura di Squid Game. Tanta, tanta roba, ragazzi, Ma sono solo a livello... Che livello era questo? Sono livello 2. Ok, vediamo l'armatura di Pennywise, ragazzi. Che cosa ci attenderà questa volta? Vediamo un pochettino. Pennywise! Oh, mamma. Invisibilità 5. Ma mi prende in giro. E mi ha spawnato un palloncino di hit con affilatezza 5. Vieni qui, Giorgi, ti sto cercando. Dove sei? Ok, creeperino. Creeperino, beccati. Wow, ma che è successo? Ho premuto il tasto destro e sono andato in orbita. Beccati questo. Con affilatezza 5 fa male il mio palloncino, stupido creeperino. Ragazzi, guardate che posso fare col tasto destro. Wow. No, vabbè, salto e mi dà caduta lenta. Ma che è, Hit? Sei fuori di testa? Ah, ma è proprio il palloncino che lo fa fare. È il palloncino che mi dà questa abilità. No, vabbè, incredibile. Ragazzi, se lasciate abbastanza mi piace, farò tantissimi scherzi ai miei amici con queste nuove armature. Boing! E poi, Hit, ragazzi, ha un potere incredibile. Perché premendo G... Pong! Bom. Oh, mamma mia. Oh, mio Dio, lancio delle frecce. Lancio frecce infinite. Guardate che roba. No, vabbè, ragazzi, l'armatura di Pennywise forse potrebbe essere la più forte, Quindi salto e sparo le frecce. Oh, mio Dio. Ok, torniamo al quartier generale, perché ci sono tantissime altre armature da provare. Ed è arrivata anche la notte. Oh, mamma, l'armatura di Jason. L'armatura di Jason, ragazzi, con la luna piena. È proprio il momento giusto per provarla, Ok, vediamo l'armatura di Jason che cosa fa. Allora, mettiamoci. Oh, mamma mia, guardate, sono orribile. Sono tutto luccicoso. Brillo, ragazzi, brillo. Allora, salute istantanea. Ma che cavolo è sta roba, ragazzi? Punti armatura 1024? Cioè, quindi io non posso morire. Cioè, con questa armatura io quindi sono immortale. Ma che è, ragazzi? Ma che cavolo? Cioè, un'armatura immortale. Mettiamo dei creeper. Oh, mio Dio, adesso muoio, Che cosa? Cioè, non mi hanno fatto danno. Ragazzi, ma... Salute istantanea più 0,3. Ma forse è come il Jason vero. Beh, ovviamente, la sua armatura. Non posso morire. Guardate. Oh, mio Dio, arriva. Arriva, mini zombie, nano infernale. Ragazzi, guardate, non prendo danno, non ci posso credere. Jason è immortale e quindi anche l'armatura di Jason non mi fa morire. No, vabbè, allora, devo prendere delle cose. Io voglio testare se è veramente impossibile morire. Ho preso tutte queste cose, vediamo, TNT, poi prendiamo anche della lava. No, vabbè, ragazzi, è impossibile, non ci posso credere. Guardate che roba, lava. Guardate, non muoio, non prendo danno. Sono immortale! Non ci posso credere! È veramente l'armatura di Jason! Proviamo a mettere un golem. Vediamo se anche col golem non succede niente. Ok, picchiami! Vediamo? Picchiami, dai! Picchiami! Picchiami! Lo so che t'ho creato, picchiami! Ok, vabbè, il golem non ci uccide perché ovviamente l'abbiamo creato noi. Mettiamo delle TNT. Ok, se nemmeno così muoio, ragazzi, vuol dire che questa armatura è incredibile. Vediamo! Oh, mio Dio! No, vabbè, non ho preso danno per niente, neanche da caduta. Ah, mezzo cuore però da caduta, Oh, mamma, ragazzi, non ci credo. Jason è immortale e anche questa armatura. No, vabbè, incredibile, incredibile. Ok, è notte e direi che è arrivato il momento di provare l'armatura più incredibile di tutto Minecraft. L'armatura di Herbrine. Che cavolo è successo? Che è successo? Che è successo? Non è successo nulla. Ehi, vattene via. Vattene via, stupido baby zombie. Allora, non è successo... Ok. Possiamo volare con l'armatura di Herbrine.
possiamo spostarci in survival volando, perché Herobrine può tutto. Herobrine può volare. Oh mamma mia, che paura, ragazzi. Sono Herobrine. Non fatemi arrabbiare, avete capito? Ok ragazzi, l'armatura di Herobrine ci fa volare. Ma vediamo le prossime, perché ne abbiamo veramente tante ancora da vedere. È arrivato il momento dell'armatura, ragazzi, di Huggy Wuggy. Vediamo un pochettino che cosa fa. Ok, armatura di Huggy Wuggy a completo. My name is Huggy, Huggy Wuggy. Ok, non la so mai la canzone. Allora, che ci ha dato? Wow! Ma che è, ragazzi? Salto ampliato 3! Ok, fantastico! Quindi, l'armatura di Huggy ci fa fare dei salti incredibili. E vediamo premendo G. Oh, che... che ho generato una palla infuocata? No, vabbè, ragazzi, guardate che roba! Genero delle palle infuocate del Ghast, pronte per essere lanciate! No, vabbè, è troppo potente. L'armatura di Huggy Wuggy è super potente. Beccati questo, Creeper! Beccati anche questo! Cosa pensi di fare? No, aiuto! Ragnatele! No, 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 Creeper, Creeperino, aiuto! Palle, palle esplosiva! Aiutami! No, aiuto! Voglio uscire di qui! Aia! Acqua, acqua, acqua! Perché anche Huggy Wuggy ha bisogno dell'acqua per vivere! Allora, vediamo. Quindi, ragazzi, questa armatura genera palle esplosive pronte per essere lanciate. Guardate che bello! Ok, quindi io ne posso mettere una marea? Guardate che roba! Ne posso mettere una marea! Ok, pronte per essere lanciate! 3, 2, 1, lancia! No, 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 no! Che cavolo succede? Oh mio Dio, lancia, lancia, lancia! Oh, mamma mia, è troppo divertente! Ok, andiamo subito a provare una nuova armatura prima di fare una fine orribile. Boing, boing, boing. Ok, Granny, è arrivato il tuo turno. Ok, vecchietta, vediamo un pochettino, vediamo. Vestiamoci da nonnina. Granny! Oh, che mi è comparso? Bastone di Granny! Ma mi prendi in giro, contraccolpo 5. Ok, Golem, facci provare contraccolpo 5. Non funziona con lui, e non funziona con questo Golem. E proviamolo con il Creeper. Via! L'abbiamo buttato via! Ciao Creeper, è stato un piacere? Ciao Creeper, è stato un piacere? È stato un piacere? Ciao mostri, ciao! Spero tutto bene? Ok, quindi ragazzi, Granny ci ha dato un bastone super potente. Venite qui bambini, è pronta la torta! Vi faccio vedere io la torta, pecorone! Beccati questo e vai lì dentro! Oh mamma mia, quanto siete stupide pecore! E beccati anche questo, stupido Creeper! Via, vattene lì dentro! Sì, tutti nelle ragnatele, sì, andatevi a fare un bel bagno nelle ragnatele! Sbadabà! Oh, c'è un Creeper dietro! Maledetto, maledetto, solo da dietro sapete fare! Ok, ragazzi, è arrivato il momento di cambiare armatura, proprio così. E direi che è arrivato il momento di provare l'armatura di Baldi. Ah, siete pronti per andare a scuola? Non siete pronti per avere questo insegnante? Oh, un regalo! Il regalo di Baldi! Il regalo di Baldi ci ha dato, ragazzi, non ci posso credere. Allora, oh! Ma hai distrutto l'armatura da Among Us, Baldi! Che cavolaccio! Che vanno rimesse a posto le cose, eh? Ok, ragazzi, ho appena visto che Baldi non ha nulla di particolare. Ha solamente una cosa, che se il righello colpisce qualcuno, spadabam! Esplode tutto! Ah, Creeper, adesso come ci si sente, eh? Quando un'esplosione ti colpisce? Oh, mamma, ragazzi. Quindi il righello di Baldi, ragazzi, il righello di Baldi fa esplodere tutto. Golem! Boom! Oh, mamma mia! Spadabam! Spadabum! Bribim! Oh mamma mia, è troppo potente, ragazzi. Mamma mia, t'ho visto. T'ho visto, che cavolo pensi di fare? Ok, è arrivato. Sì, questo è il bidone delle armature. Ok, è arrivato, ragazzi, il momento di vedere l'ultima armatura del giorno. L'armatura di Among Us. Vediamo che cosa fa questa armatura. Ok, caviamoci l'armatura di Baldi. Vediamo l'armatura di Among Us. C'è stato un coltello. Coltello dell'impostore. Coltello dell'impostore. Cava 20? 20 danni per colpo, ma mi prende in giro. Mamma mia, devastato, devastato. Sono l'impostore cattivo di Among Us, ragazzi. Ok, fantastico. Quindi, questa incredibile armatura, ragazzi, ci dà il coltello dell'impostore che cava 20. Ok, fantastico, non sono riuscito a prenderlo. Ok, ragazzi, direi che abbiamo visto tantissime armature incredibili. Vediamo quanto cava veramente. Vediamo quanto cava veramente questo coltello col golem. Vediamo, pronti? Via! 1, 2, 3, 4.
Se in tre colpi uccido il golem, ma di cosa stiamo parlando? Ragazzi, io spero tanto, fatemi cavare questo, io spero tanto che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete tantissime altre armature e fatemi sapere qual è stata la vostra preferita. Da me è tutto e ci vediamo presto in un nuovo fantastico video. Ciao! We'll be right back.